Berlusconi si prepara a scendere in piazza. Sì, perché oggi è il famoso giorno in cui il PDL protesterà a Brescia per la sentenza di condanna a 4 anni di reclusione del grande leader. Tutto preme, ma in realtà le previsioni sono instabili. Che sia vera guerra o semplicemente un modo per intraprendere una nuova campagna è difficile a dirsi. Dipenderà dalla piazza, dall'umore del cavaliere, convinto di essere obiettivo di persecuzione della magistratura lombarda. Ciò che è certo è che la presentazione di una nuova campagna rischia di destabilizzare il governo appena nato, già vacillante di suo. Del discorso dell'ex premier di oggi, qualcuno dice che non sarà di solo fuoco e fiamme. Una prima versione risentiva troppo dell'umore nero del cavaliere, dopo la condanna per frode fiscale emessa dal Tribunale di Milano. E così è prevalso l'orientamento a smussare i toni. Si è quindi deciso di togliere le parti che collegavano l'attività dei magistrati politizzati alla sinistra, preferendo un tono più politico, rivendicando il ruolo fondamentale del PDL nella nascita del governo. Molto dipenderà dalla piazza, dalla schiera di fedeli che Berlusconi si porta con sé da decenni, pronti a tutto per difenderlo ed elevarlo ad unico salvatore dell'Italia, che se continua così, di speranza ne ha davvero poca.